Benissimo. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Sono davvero colpita dalla partecipazione molto numerosa a questo momento di riflessione e a questo webinar. In realtà AISLA si occupa di cure palliative in senso, diciamo, impegnato da circa 12 anni. Guarda caso, proprio quando è stata promulgata la legge 38 del 2010. E quindi in tal senso ci sentiamo un po' i pionieri delle cure, dell'approccio e della diffusione delle cure palliative nella SLA, sia a livello formativo che a livello proprio culturale, e questo per noi è indubbiamente un grande risultato. Ci siamo poi occupati moltissimo di tutto ciò che riguarda i temi delle scelte terapeutiche, dell'autodeterminazione, della consapevolezza. Abbiamo prodotto molti documenti sulla legge 219 del 2017 e per chi fosse interessato, per chi magari è stato incuriosito da questo webinar, ma vuole approfondire. Tutte le pubblicazioni di AISLA le potete consultare e scaricare dal sito di AISLA appunto nella sezione pubblicazioni. Oggi siamo qui per approfondire l'ultima pubblicazione di AISLA dal titolo Perché le cure palliative nella SLA? E per me e per noi la risposta è molto semplice, poi ce lo spiegheranno nel dettaglio i relatori che parleranno dopo di me. Ma la risposta è semplice perché a mio avviso le cure palliative sono quell'approccio che può garantire la tutela della persona con SLA e della sua famiglia. Quindi diamo inizio ai lavori. Io ho il piacere di introdurre il professor Sabatelli, a cui chiedo di dare un saluto e fare una considerazione introduttiva, e poi passeremo la parola ai relatori. Quindi ancora benvenuti e buon ascolto, ma anche interazione. Grazie. Grazie Stefania, buonasera a tutti. Sì, perché le cure palliative nella SLA? La prima risposta per chi lavora in questo campo è che razza di domanda è? Cioè, se proprio come ha detto Stefania, la risposta è semplice, e la risposta è ovvia, che domanda è? Eppure, se la poniamo, vuol dire che esiste un problema. E il problema è di due ordini. Uno è di ordine generale. Di ordine generale perché le cure palliative purtroppo sono ancora considerate una medicina un po' meno medicina di quella che guarisce. E questo è un pregiudizio che deve essere scardinato con forza. Il secondo aspetto è che quando parliamo di cure palliative nella SLA, assistiamo, e probabilmente l'approccio palliativo alla SLA ha causato un cambio di paradigma nelle cure palliative. Noi siamo abituati a pensare alle cure palliative come cure a bassa intensità, a basso contenuto tecnologico e anche a bassi costi. L'esperienza dei centri NEMO ci sta dimostrando che la palliazione nella SLA è una palliazione ad alta intensità, il nostro reparto di rianimazione sostanzialmente, ad alto contenuto tecnologico, pensiamo a tutti i presidi che usiamo, ma pensiamo anche ai comunicatori e al My Voice, bellissima esperienza sta portando Nemo e Aisla, e guardate un po' anche ad alto costo. E questo è un concetto che fa fatica ad affermarsi. E l'altro concetto è l'altro shift di paradigma di cui si parlerà in particolare oggi. Cure palliative, non cure di fine vita, ma cure che iniziano dalla diagnosi. E per me è un piacere introdurre Michele. Michele, ti guardo con tanto piacere. Michele, per me, è stato un riferimento quando, prima della legge, si discuteva a volte veramente senza senso, oggi lo possiamo dire, sulle problematiche di fine vita. E le frasi che Michele ha scritto io le ho
spesso proiettate nelle mie lezioni qui all'università o in vari congressi. E ne voglio citare soltanto una per dire il contributo che ha dato Michele su questo tema. Michele scriveva, ma siamo prima della legge, basta solamente poter respirare, mangiare e bere per poterci definire vivi? Quando vivere diventa tortura e quando quella tortura deforma la nostra percezione di spazio-tempo, siamo sicuri di essere vivi? Sottolineando l'argomento centrale dell'equivoco su cui si è basato questo dibattito veramente farsesco per certi aspetti sul fine vita, di confondere l'esistenza con la vita biologica. Per me è un piacere sentirti, sentire Stella, che è la tua anima, la tua voce, e quello che ci puoi raccontare. Prego, Michela. Grazie, buonasera a tutti. Il documento che presentiamo oggi rappresenta una pietra miliare per la storia di AISLA, che segna un importante passo avanti nell'assistenza alle persone con la SLA. In considerazione dei bisogni della comunità, prevedere difatti dalla diagnosi la figura del palliativista che si affianca alle professionalità a noi già note, rappresenta quel qualcosa in più che consente di migliorare la qualità della nostra vita, di avere ancora più tutele e di poter accedere non solo ai luoghi di ricovero e di cura delle neurologie e pneumologie. Significa rendere pienamente operativa la tutela fornita dalla legge 219 del 2017, su cui si fonda la relazione di cura, come disciplinata nella nuova legge. Rispetto alle diverse complessità che caratterizzano oggi il mondo della medicina e il supporto tra medico e paziente. Significa infine abbattere le resistenze culturali di chi vede nelle cure palliative la gestione soltanto della fase finale della vita, cioè la morte. Al contrario, come dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la SLA, come per altre patologie simili, trattandosi di una malattia sfortunatamente ad oggi inguaribile. Questa indicazione ci consente, anzi, di avere più possibilità di cura e quindi di vivere meglio. Per cui ringrazio i primi Sabatelli, la dottoressa Cattaneo, sempre preziosi e disponibili ad accogliere le nostre istanze, i nostri bisogni, e tutti i relatori che si susseguiranno per aver accolto il nostro invito a questa tavola rotonda, che speriamo sia il primo atto di una serie di azioni volte a scardinare le resistenze di cui sopra e a costruire nuovi e virtuosi processi di presa in carico. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Stella, grazie Michela. Grazie a lei. Grazie a tutti voi. Bene. Passiamo adesso a Claudia Caponnetto, neurologia Genova, come me in trincea da tanti anni sul fronte della SLA, quindi di cose da raccontarne, di esperienze dirette ne ha tante. Prego Claudia. Buongiorno a tutti, grazie molte per questo invito e per questa presentazione. È vero, siamo diciamo un po' agi, Mario. E poi riprendendo proprio il discorso che stavi facendo su questo dibattito farsesco di un tempo, allora non sembrava così farsesco, se è costato veramente tanta fatica e tante ostracizzazioni anche il fatto di sostenere la libertà e l'autonomia dei pazienti nelle loro decisioni. E allora, adesso condivido lo schermo con le mie diapositive. Ecco, allora mi sono concentrata, perché non va? Scusate,
Mi sono concentrata su due concetti che sono nel titolo, diciamo, della presentazione. Da una parte il modello assistenziale e dall'altra parte la complessità che è insita proprio nella malattia. Che sia una condizione complessa, la SLA lo sappiamo molto bene per l'eterogeneità clinica che rappresenta, soprattutto la diversità di sede, di decorso, di presentazione dei sintomi con l'eterogeneità, quindi anche nel presentarsi e nell'avanzare della malattia e la presenza o assenza anche di altri sintomi insieme a quelli motori più comuni. Come si sa, negli ultimi anni ci sono anche delle alterazioni cognitive che sono rappresentate in una parte di questi pazienti. Inoltre la presenza o assenza di familiarità della malattia, quindi dell'esistenza di altri familiari affetti, e inoltre nell'eterogeneità genetica che ben conosciamo, oltre che di quella probabilmente dell'eziologia o dell'eziopatogenesi a partire da fattori ambientali che ancora così poco conosciamo. E tornando appunto alla sua complessità, la SLA può rappresentare però una specie di paradigma di una certa classe di malattie e spesso è stata utilizzata, diciamo, come esempio anche della gestione o dell'approccio a questo genere di malattie. Si tratta infatti di una malattia progressiva, più o meno rapidamente progressiva, con un esito fatale e per ora con un'assenza di terapie disease modifying veramente efficaci. Ha la caratteristica di essere relativamente rara, quindi di avere una bassa prevalenza, ma un'alta complessità, come sappiamo, e questo è caratteristico di una certa classe di malattie rare, appunto, di cui è proprio esempio e paradigma la SLA. Sappiamo anche, sappiamo anche che richiede, questo è scientificamente provato, che l'approccio multidisciplinare ha dà dei risultati migliori nella cura di questi pazienti, che necessita di un importante coordinamento tra ospedale e territorio, anche questo è un fattore critico, e che è esemplare anche per la necessità, per l'opportunità di una terapia palliativa e di determinate scelte etiche durante il decorso della malattia. Quindi, come condizione esemplare per le scelte bioetiche in particolare appunto si parlava di decisioni di fine vita che tutti noi conosciamo e dell'affermazione che ormai da anni è chiaramente affermata anche nella nostra cultura dell'autonomia dell'individuo. Questo è un principio, diciamo, di autonomia dell'individuo che ci deriva soprattutto dalla cultura anglosassone. E in questo posso dire un pochino quella che è effettivamente la mia esperienza di vita e professionale. Siamo andati affermando questo principio sempre più avanti in questi anni. Inoltre, per un programma di cure palliative che rappresenti una presa in carico globale del paziente e della famiglia, della cura dei sintomi per alleviare il disagio psicologico, sociale e spirituale e migliorare, come sappiamo e come
chiaramente la finalità delle terapie palliative, la qualità della vita di paziente e familiari. Che ci fosse una necessità di cure palliative e che la necessità delle cure palliative cominciasse fin dall'inizio della diagnosi della malattia, in realtà è un principio già affermato più di 20 anni fa, se pensiamo appunto a quelle che erano così le prese di posizione di gruppi di neuropalliativisti come Borasi ad esempio. E un approccio palliativo è sempre stato affermato fino dalla necessità di comunicare con una certa modalità la diagnosi, di fornire un supporto psicologico sia nelle prime fasi della malattia, appunto della comunicazione della diagnosi ad esempio, che nelle fasi successive, di un trattamento sintomatico della malattia, della necessità o dell'affiancarsi nel prescrivere e nel somministrare terapie quali la terapia a ventilazione domiciliare e l'applicazione di gastrostomie per l'alimentazione, e inoltre anche, ma ultimo, last but not least, di condividere e approntare e mettere a punto insieme le decisioni di fine vita, di affrontare la fase terminale e la morte, e ancora infine anche il sostegno per il lutto ai familiari. Cercando nella letteratura più recente, sugli aspetti palliativi e la SLA, è abbastanza interessante questo lavoro pubblicato su Neurology nel 2020 che ci delinea alcuni modelli palliazione negli Stati Uniti nei pazienti con SLA, e accompagnato da un editoriale che parla appunto delle terapie palliative e della evidenza scientifica della loro efficacia nei pazienti con SLA. In effetti, quello che sembra quasi strano, è che non esiste molta letteratura che dimostri appunto un'evidenza scientifica di questo approccio palliativo. Tant'è vero che pur in una fase precedente, parliamo del 2009, quando sono stati emessi e pubblicati i parametri della American Academy of Neurology sulla cura della SLA, La terapia palliativa non è stata inclusa in queste evidenze, proprio perché non raggiungeva dei gradi di dimostrazione scientifica tale da essere inclusa. Questo ci sembra quasi paradossale, perché tutti noi sappiamo quanto quotidianamente è importante, forse indimostrato ma evidente a tutti noi che lavoriamo nel campo, di quanto sia importante questo aspetto. Parlando adesso di approcci invece di modalità di somministrazione o comunque di organizzazione delle cure palliative nelle nostre realtà cliniche, voglio citare soltanto il fatto che in Regione Liguria stiamo faticosamente, devo dire, perché a proposito di complicazione mi rendo conto di quanto sia complicato anche
questo tentativo di pianificare e di attribuire dei compiti e delle responsabilità ai vari attori che sul territorio regionale partecipano alla cura di questi pazienti. Però insomma con fatica, ma stiamo arrivando alla redazione, diciamo, del PTA delle malattie dei motoneuroni in Regione Liguria. Ho partecipato a questo lungo tavolo di lavoro, la cui anima, diciamo, è stata soprattutto la dottoressa Maura Marogna, che è neurologo ma è anche palliativista ed è il nostro appoggio, diciamo, in ASL 3 genovese per quanto riguarda il seguire i nostri pazienti al di là della fase diciamo ospedaliera e ambulatoriale, nelle fasi successive quando i pazienti vengono appunto accompagnati e seguiti a domicilio. E direi che cito soltanto quelli che sono gli obiettivi del PDTA, quindi la presa in carico multidisciplinare del paziente, questo lo sappiamo tutti bene, la formulazione di protocolli operativi appunto nei rapporti tra ospedale e territorio, nelle varie realtà territoriali, l'adozione di una cartella digitale condivisa, questo io lo considero come un plus molto importante perché può mettere appunto in contatto, in comunicazione i vari operatori che i vari operatori che in fasi e in contesti diversi condividono la cura del paziente. E la cartella deve contenere il consenso alla pianificazione condivisa delle cure, che è anche appunto un aspetto importante della cura stessa. La formazione continua degli operatori coinvolti, e in questo io vedo anche molto una formazione continua con un atteggiamento, direi, di tipo palliativo anche di altri operatori che non siano necessariamente dei palliativisti, ma tutti devono partecipare, diciamo, di questo atteggiamento, secondo me. E poi era il punto 2, ma viene particolarmente a fagiolo in questa trattazione, l'attivazione delle cure palliative fin dalle fasi precoci della malattia. Questo è un aspetto che abbiamo voluto mettere tra gli obiettivi, i 5 obiettivi principali. E devo dire, al di là dell'attuazione, della formalizzazione del PDTA, noi già da qualche tempo lo stiamo effettivamente attuando, e quindi già al momento della formulazione della diagnosi, della comunicazione, accenniamo e comunichiamo al paziente l'esistenza di questa equipe che invitiamo a conoscere fin dalle prime fasi, anche se magari al momento non ha bisogno di entrare in campo con delle specifiche cure. La sensazione è che effettivamente posto in questo modo anche l'introduzione delle cure palliative venga accettato dai pazienti e sia effettivamente proficuo. Io ho finito con i miei accenni e sono pronta ad ascoltare, naturalmente. Grazie alla dottoressa Caponnetto. Adesso vi presento il nuovo relatore, si tratta del dottor Simone Veronese,
è un medico palliativista, lavora in Fondazione Faro, che è un grande interrogatore di cure palliative di Torino, e attualmente ricopre anche il ruolo di segretario nazionale della Società Italiana di Cure Palliative. Ha molta esperienza, per cui ascoltiamo quello che lui ci vuole così trasmettere anche in relazione naturalmente al documento di AISLA. Prego Simone, a te. Grazie Stefania, grazie a tutti, ovviamente anche ai moderatori e a tutti voi che partecipate a questo webinar. Io sono molto contento di essere qui con voi, quindi innanzitutto veramente lasciatemi condividere questa mia felicità, ecco, di poter essere con voi. E il tentativo è quello di andare avanti sul discorso che stava facendo Claudia Caponnetto sul ruolo delle cure palliative, portandovi qualche esperienza nazionale e anche internazionale. Io lavoro all'interno della CCP, ma lavoro anche a livello europeo, in quanto sono uno dei due direttori del panel per le cure palliative dell'Associazione Europea per la Neurologia, ma anche del panel per la neurologia dell'Associazione Europea delle Cure Palliative. Questo perché cerchiamo sempre di fare dei lavori insieme che abbiano significato di rendere il più possibile concreti i percorsi che noi studiamo e anche le ricerche che facciamo. E vi parlerò un po' di questo in questi pochi minuti, che spero però siano in qualche modo significativi. E incomincio presentandovi una persona che non so se conoscete, si chiama Cicely Saunders, e per chi si occupa di cure palliative è la nostra fondatrice, quindi è un po' il nostro riferimento culturale e anche concreto, perché le cure palliative moderne sono state di fatto inventate da lei, e anche i luoghi delle cure palliative che oggi conosciamo, per esempio l'hospice, il primo hospice è stato creato e aperto da lei. Tutti sanno che le cure palliative si rivolgevano, sono comunque soprattutto riferite ai malati oncologici. Abbiamo trovato nelle sue lettere che già nel 1967, quindi l'anno di apertura dell'hospice, del primo hospice, che è il St. Christopher a Londra, lei scriveva che già i malati neurologici, in particolare nel primo anno, un malato di SLA era stato ricoverato nel primo hospice che è stato aperto. E questo mi sembra già un momento per fare un aggancio con la storia, cioè per dire le cure palliative della SLA hanno una relazione tra di loro dall'inizio, poi probabilmente le cose si sono un po' complicate. Uno dei messaggi che a me piace di più di Dame Cicely, vi l'ho lasciato in inglese ma lo traduciamo insieme, è il modo con cui lei presentava le cure palliative ai malati. Quindi quando si riferiva ai malati, lei usava dire questo: tu sei importante perché tu sei tu e sarai importante fino alla fine della tua vita, e noi faremo tutto quello che è possibile, non solo per aiutarti a morire bene, ma anche perché tu sia vivo fino all'ultimo respiro. E quindi questo concetto di dare vita ai giorni è uno dei mandati che noi abbiamo come palliativisti, uno di quei motivi per cui esistiamo e attraverso i quali dobbiamo dimostrare di essere in grado di migliorare la qualità della vita, come ci diceva la dottoressa Caponnetto prima. E sempre Cicely Saunders ha definito il concetto di dolore totale, cioè quando una persona è affetta da una patologia per cui la guarigione purtroppo non è possibile, sono tante le dimensioni della sofferenza, la dottoressa Caponnetto le ha già elencate, qui sono un pochino, come dire, scomposte nelle varie componenti. Cosa ci dicono questo? Che non solo le cure della SLA devono essere multidisciplinari, ma anche le cure palliative in sé devono essere multidisciplinari, perché nessun professionista è in grado di fare tutto questo, nemmeno Cicely Saunders, che era infermiera, medico, assistente sociale, donna di una profonda religiosità e spiritualità, era in grado da sola di fare tutto questo. Quindi le cure palliative si devono fare in equipe, ecco perché noi abbiamo bisogno di lavorare insieme, abbiamo bisogno di lavorare in rete, ovviamente anche con tutti i servizi che riguardano la neurologia e la SLA. Quindi questo è un motivo per cui quando conoscerete le cure palliative conoscerete tante persone, e questo è il motivo per cui noi dobbiamo lavorare insieme. Oltre ad MCC vi voglio presentare David Oliver è probabilmente il fondatore delle cure palliative nella SLA, è stato sicuramente il primo palliativista che da sempre si è occupato e continua ad occuparsi del ruolo delle cure palliative nelle malattie neurologiche, in particolare nella SLA, e lui ha pubblicato una serie di libri, alcuni li abbiamo pubblicati insieme, sul ruolo delle cure palliative nella neurologia. Ma forse il libro più significativo che lui ha pubblicato è questo, che si chiama
vedete le cure palliative nella SLA, dalla diagnosi al lutto. Questo è un libro che non è affatto recente, anche se è stato recentemente ristampato, però che le cure palliative possano e debbano giocare un ruolo durante tutto il percorso di una malattia come la SLA, partendo, come diceva la dottoressa Caponnetto, da come si comunica una diagnosi, fino ad arrivare alla gestione delle cure palliative. Questo è un qualcosa che, per esempio, in questo libro è ampiamente dettagliato. Ogni capitolo riempie di che cosa si deve fare nelle diverse fasi dell'evoluzione della malattia e quindi in che ruolo possono giocare le cure palliative, scritto da persone che di questo si occupano da tanti anni, tra cui Boracio, di cui ovviamente ci parlava la dottoressa Caponnetto prima. David è stato anche il supervisore della mia tesi di dottorato, io ho studiato con lui e quindi lo conosco profondamente. Lui continua, nonostante oggi sia in pensione, a portare avanti questa necessità di lavorare insieme, di imparare gli uni dagli altri, quindi mettere insieme l'expertise di chi conosce la malattia e si occupa dell'evoluzione rispetto a chi si occupa di palliazione e anche di riabilitazione, che è un altro capitolo estremamente importante per migliorare la qualità della vita delle persone e dei malati e dei familiari. E allora che cosa abbiamo fatto a livello europeo? Abbiamo fatto una serie di studi, per esempio questo è un documento che dice e propone delle raccomandazioni che sono fondamentali perché le cure palliative possano arrivare in modo adeguato alle persone con malattie neurologiche come la SLA. E io ho riassunto in italiano alcuni dei punti importanti. La prima è l'integrazione precoce. Nella SLA, come in tutte le malattie neurologiche, per poter raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati e delle famiglie, abbiamo bisogno di essere integrati precocemente, che non significa certo che il malato debba essere seguito dai palliativisti dal momento della diagnosi, ma che i bisogni di cure palliative siano affrontati adeguatamente durante tutto il percorso della malattia. L'importanza di lavorare insieme e della multidisciplinarità per poter affrontare tutti i bisogni. L'importanza di saper controllare i sintomi. Perché i sintomi nella SLA, come in molte altre condizioni, sono uno dei motivi per cui le persone evidentemente stanno male e che possono generare paure, angosce rispetto al futuro. E questo deve migliorare anche grazie all'approccio palliativo. Il supporto ai familiari, e insomma questo non lo dico certo a voi, sapete molto bene che cosa vuol dire fare il caregiver in queste situazioni. E poi certo occuparci anche del fine vita e occuparci anche delle domande di anticipazione della morte che spesso vengono fuori in queste condizioni e noi dobbiamo essere in grado di accogliere e di dare delle risposte adeguate. E poi la necessità di formazione, conoscere la malattia, conoscere le cure palliative è fondamentale per poter offrire delle cure adeguate. Dopo questo documento, che era più generale, abbiamo fatto un'analisi, quindi una survey per vedere a livello europeo che relazione c'è tra le cure palliative e la neurologia. Perché da un lato è buono dire dovrebbe funzionare, ma poi in pratica se non riusciamo a farlo questo non funzionerà. E ci sono evidenze di buone collaborazioni a livello europeo tra neurologia e cure palliative, in particolare per la SLA. Purtroppo questo non è diffuso in modo omogeneo in tutta Europa e anche in Italia. E quindi c'è necessità di sviluppare dei percorsi specifici, il PDTA di cui ci parlava prima la dottoressa Caponnetto, un esempio pratico di come si debba sviluppare un percorso che ci dica dove le cure palliative possono intervenire, che ruolo debbano avere, come si possano integrare. E poi di nuovo c'è bisogno di formazione reciproca. Noi come palliativisti abbiamo bisogno di essere formati dai neurologi, i neurologi hanno bisogno di avere formazione in cure palliative, il coinvolgimento delle associazioni dei malati è fondamentale per poter avere il polso della situazione e capire per esempio nei diversi territori che servizi ci sono, quelli che mancano, quelli che funzionano bene, che magari possano essere presi come un esempio. L'ultima pubblicazione dell'anno scorso è proprio specifica sulla SLA. Siamo andati a vedere in 3 stati europei, l'Italia, il Regno Unito e la Svizzera, come funzionasse la relazione tra le cure palliative e la SLA. E nel Regno Unito c'è evidenza, hanno iniziato prima, del fatto che le cure palliative effettivamente possono essere, quando sono presenti insomma nella SLA, sono efficaci e c'è una soddisfazione reciproca nei vari percorsi. Però sono emerse anche tante barriere. E tra queste barriere, per esempio, la difficoltà dei neurologi di segnalare i pazienti alle cure palliative per paura quasi di fare loro un male, quando invece l'evidenza ci dice il contrario, ma anche la difficoltà dei palliativisti di prendere in carico i malati con la SLA, perché magari hanno paura, non conoscendo bene la condizione, di non essere in grado di aiutarli. E che spesso, nella maggior parte dei casi, il trigger, quello che veramente scatena poi la presa in carico, è l'insufficienza respiratoria, che per carità è una cosa importante, ma questo non significa che i bisogni di cure palliative in realtà possano esserci anche molto prima.
Allora, in Italia che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un documento che è scaricabile al link che vedete lì sotto, mettendo insieme queste evidenze con la Società Italiana di Cure Palliative e la Società Italiana di Neurologia, cercando di tradurre e rendere disponibili uno dei tanti documenti, non è aggiornato come quello ovviamente proposto dall'AISLA, però come dire, è un tentativo di dire questo è il modo con cui si dovrebbero offrire delle cure palliative adeguate alle persone con malattia neurologica, ce ne siamo occupati e questo appunto è un documento disponibile. Da questo documento traggo la mia penultima diapositiva, cioè un modello di intervento, no? Abbiamo cercato di mettere in forma grafica dove e quando le cure palliative potrebbero intervenire e in che modo. E vedete innanzitutto i luoghi, il luogo dell'ambulatorio di cure palliative, che è un LEA, cioè un livello essenziale di assistenza che dovrebbe essere presente in tutte le realtà dove ci sono le cure palliative, quindi in tutto il territorio nazionale, soprattutto per le fasi precoci, quindi dove c'è la possibilità di occuparsi per esempio della comunicazione, del controllo dei sintomi, della pianificazione condivisa delle cure, il ruolo delle consulenze che possono essere fatte in qualunque luogo di cura, a domicilio per esempio quando c'è un'assistenza domiciliare a bassa intensità, un'area eccetera, nelle strutture, negli ospedali e poi ovviamente l'assistenza domiciliare di cure palliative specialistiche e hospice nei momenti in cui è necessario. E questi trigger, vedete, la PCC, il deterioramento, la necessità di posizionare una PEG, l'indicazione alla ventilazione non invasiva, la ventilazione invasiva, oppure il riconoscimento del fine vita, la prevenzione delle crisi, la paura del soffocamento, di tutte quelle situazioni che possono creare angoscia. Questi sono tutti i trigger in cui le cure palliative, come già aveva detto Boragio, ma lo abbiamo ripreso in questo documento, sicuramente devono essere presenti. Per poi ovviamente occuparci anche del gestione del fine vita, perché rimane ovviamente un aspetto importantissimo, ma non può essere tutto lì, perché come vedete sarebbe una percentuale ridicola di tutto il percorso che si dovrebbe fare e ovviamente l'attenzione anche ai familiari in lutto. Io mi avvio alle mie conclusioni, che sono questi. I messaggi principali che io vorrei lasciarvi non sono certo tutti, ma insomma sono alcuni che secondo la letteratura e anche la nostra esperienza sono significative. Le cure palliative devono essere disponibili lungo tutta la traiettoria di malattia per i bisogni dei pazienti e dei loro cari. Questo è assolutamente presente nel documento di AISLA e noi lo rinforziamo anche con le evidenze di letteratura. L'ambulatorio è uno strumento importante che purtroppo oggi è sottosviluppato, pur essendo appunto, vi dicevo, un LEA, perché ci permette di intervenire prima, cioè ci permette di conoscere i malati e i familiari nelle fasi precoci di malattia e fare tante cose interessanti, tra cui la valutazione dei bisogni, la pianificazione delle cure, eccetera. Le cure palliative, l'ho messo in giallo, devono essere una buona notizia, perché se le cure palliative sono quelle cure che migliorano la qualità della vita delle persone, non possono essere viste come, perdonatemi, chi arriva prima del becchino, perché questo non è quello che facciamo noi. Noi vogliamo migliorare la qualità della vita e quando qualcuno ti dice migliorerò la tua qualità della vita, non può che essere vista come una buona notizia. E quindi culturalmente dobbiamo incominciare a presentare le cure palliative per quello che sono o che comunque devono diventare. Le cure palliative funzionano in rete. Le cure palliative non possono essere un hospice in punta a una collina, le cure palliative devono essere una realtà integrata in tutti i sistemi di cura e quindi, come ci è stato spiegato molto bene, in tutti i percorsi di cura. E ovviamente c'è bisogno di formazione e noi palliativisti, questa è una critica che faccio alla mia categoria, abbiamo bisogno di essere formati, cioè di conoscere in particolare tutte quelle difficoltà che sono specifiche anche legate alla malattia, per le quali, attraverso le quali, formandoci noi, possiamo aiutare chi ne ha bisogno. Io mi fermerei qui e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Simone per questa overview non solo italiana ma internazionale. E io per presentare la dottoressa Daniela Cattaneo prendo proprio spunto da due cose che hai detto. In una tua diapositiva hai parlato della difficoltà dei neurologi e io mi sento di dire un po' di tutti gli specialisti comunicare con i palliativisti e dall'altro lato un po' il timore dei palliativisti di prendersi in carico la persona con SLA avendo diciamo un'abitudine, una zona di comfort nel malato oncologico. E poi è concluso con la formazione. Ecco, questi aspetti molto pragmatici, molto concreti, sono quelli che noi
tutti i giorni evidenziamo, ed è da questi, e di fatto da parte di queste motivazioni è nata proprio l'esigenza di scrivere questo documento. Quindi io introduco la dottoressa Daniela Cattaneo, medico palliativista, da sempre consulente di AISLA, autrice del documento. Quindi a te, Daniela. Non ti sentiamo? Scusate, buonasera a tutti, ringrazio coloro che sono ancora presenti ormai un po' tardi nella serata dopo una giornata faticosa, e ho scorso i partecipanti e vedo che ci sono sia presenze della Sardegna, della Sicilia, della Puglia, della Calabria, della zona nord, non le identifico tutte le regioni, del centro, quindi sono molto contenta che ci siano sia professionisti che ancora di più la presenza della comunità, che è colei che ha promosso, spinto e ha fatto ragionare noi sanitari. Come hanno detto tutti, in realtà questo webinar non ci sarebbe dovuto essere. Perché? Perché tutti hanno detto che le cure palliative sono una realtà concreta, adeguata per un modello assistenziale di gestione della complessità. Allora perché siamo qui nel 2023 a parlare di un documento che AISL ha promosso per la comunità SLA e che i professionisti dovrebbero conoscere, comprendere? Perché è quello che ci hanno detto, l'ha detto Sabatelli in primis, bisogna scardinare dei pensieri che sono ancora legati a delle affermazioni inadeguate, improprie e, mi permetto di dire, ma lo dico io, assolutamente scorrette. Ha detto un'altra cosa importante: dobbiamo passare dalla low cost all'high cost. Ma assolutamente sì, parliamo di vita. La vita non è quantificata da un aspetto economico, altrimenti andiamo su un altro percorso. La dottoressa Caponnetto ci ha detto: noi riteniamo nel PDTA Liguria, che spero che verrà licenziato velocemente per diventare un cardine a livello nazionale, che deve essere attivo il percorso di cure palliative, quindi l'accesso alle cure palliative nelle fasi precoci. Attenzione, quando parliamo di accesso, e l'ha detto bene Veronese, non stiamo parlando della presa in carico domiciliare, non stiamo parlando soltanto del domicilio, ma, come ha detto Veronese, dell'ambulatorio, dell'hospice. Togliamo il concetto hospice da un concetto prettamente di luogo di fine vita. Uso una parola più forte: del luogo della morte. L'hospice è un luogo di supporto, è un luogo di sostegno, è un luogo di sollievo. E quindi il documento AISLA ha proprio questo principio di base, ha questa volontà di superare questo elemento assolutamente negativo. Scusate che vi sposto. Il 27% dei centri dedicati alla SLA includono gli specialisti di cure palliative, 1 su 3. Ma siamo in una situazione impropria da un punto di vista scientifico. La dottoressa Caponnetto ha detto: mancano le evidenze. Ma certo che mancano le evidenze, se ho solo il 27% dei centri che hanno i palliativisti, perché non abbiamo numeri a sufficiente. Sappiamo che parliamo di una malattia rara. E se no, dove vengono introdotti i palliativisti? Nella fase avanzata, nella fase che giustamente Veronese ci ha declinato molto bene, della PEG, della NIV, dell'invasiva, cioè nelle fasi in cui c'è il rifiuto, l'accettazione o la revoca di un consenso. Ma scusate, l'ha detto bene Veronese, ma questo vuol dire non fare un supporto corretto al paziente, non permettere al paziente e alla famiglia di avere tutte le qualifiche professionali che, posso dire, lo Stato promuove con i LEA. Tutti gli ambiti di cura. Qui vuol dire competenza. Competenza nella gestione della complessità. Allora, la competenza, come vedete, non l'ho definita in ambito solo palliativo, ma anche in ambito neurologico. E mi permetto di dire, qui non ci sono come docenti, i pneumologi, i nutrizionisti, i logopedisti, i fisiatri con i fisioterapisti, tutti costoro devono far parte di questa grande, purtroppo, famiglia. Dico purtroppo perché la complessità necessita di tutta questa presenza,
che devono avere una competenza, devono abituarsi a lavorare assieme, perché la competenza palliativa non è solo esclusivamente una competenza tecnica o comunicativa, come professionalità verso il malato, ma anche verso il team. Non è possibile pensare a un professionista del 2023 che da solo fa tutto il percorso di pianificazione delle cure, ma è impossibile in una condizione di pluricità di luoghi, sintomi, obiettivi di cura. Quindi non a un modello prestazionale, ma a un modello di palliative care, dove nel palliative care noi mettiamo logicamente come AISLA tutti i professionisti. Io lo dico sempre a alcuni pneumologi con cui collaboro, ma voi fate un percorso palliativo perché voi non togliete il problema, andate a supportarlo con mezzi e quindi stiamo facendo un percorso di tipo palliativo, un supporto. Come? Deve essere fatto con un monitoraggio costante con scale validate. Ecco l'altro elemento di tipo scientifico che permetterebbe a far sì che con un evidence base le cure palliative diventino un percorso integrato, valido e quindi riconosciuto nelle linee guida. Non soltanto la presenza di professionisti, ma strumenti di verifica della loro possibilità di dare un supporto e un miglioramento. Perché? Perché c'è una malattia imprevedibile, l'ha detto benissimo la Caponnetto, non ripeto ciò che ha detto, ma questo tempo che come vedete è stato messo, e questo ringrazio la dottoressa Bastianello per l'aiuto nelle slide, perché il mio tempo era un po' breve, e questo sembra un gioco dei dadi, non sappiamo sempre bene la prognostica, ma in realtà, mi consentite, dopo un'attenta analisi la prognostica la impariamo, e se impariamo la prognostica sappiamo anche modulare più correttamente le stesse cure palliative. Perché le cure palliative, come ha detto giustamente la Fusata, colui che per primo ci ha esposto il tema di oggi, è un approccio che va ad affrontare tutte le tematiche fisiche, psicologiche, sociali, spirituali di malattie inguaribili. La OMS non fa un discorso di una malattia specifica che ha una condizione particolare in fase avanzata. Inguaribili, perché il concetto è il sollievo. E io mi fermo su una parola: prevenzione, prevenire, progettare, programmare. Queste sono le parole delle cure palliative, non subire. La stessa legge 38 richiama questo aspetto, un'inarrestabile evoluzione e una prognosi infausta, ma una prognosi infausta non vuol dire un decesso a 2 settimane, né un decesso a 6 mesi, né un decesso ad 1 anno. Ormai le cure palliative devono, e soprattutto in una condizione del 2023, essere espressione di un percorso di anni. Perché? Perché tutti i setting possono essere attivati e questi setting avvalorano il contenuto di vita del malato e della famiglia. E infine la tutela del malato. L'ha detto bene la Caponnetto, la legge 219 del 2017 ha messo il malato al centro del percorso, ha tolto in maniera anche formale il paternalismo medico, ha responsabilizzato i sanitari in un processo di comunicazione e anche di supporto al processo decisionale. Non è facile decidere. Non è facile, lo sanno molto bene coloro che attentamente seguono un percorso di pianificazione condivisa delle cure. Perché non è facile? Perché spesso questo viene fatto all'interno di una cultura, di una famiglia, di una persona che non ha approfondito. Alcuni dicono a causa del mondo esterno, io non so, però magari non ha approfondito i suoi valori, non ha approfondito i suoi obiettivi di vita, non ha approfondito le sue tematiche, ma il ruolo della presenza delle cure palliative è dare questo spazio. Veronese ha fatto vedere tutto lo spazio spirituale e psicologico. Bene, spirituale e psicologico significa accogliere anche queste tematiche, queste difficoltà. La legge è molto chiara anche nella possibilità di delega sul processo decisionale, ma abbiamo l'abitudine di utilizzare questo strumento in maniera appropriata? Sappiamo che effettivamente la pianificazione è il percorso corretto in una malattia avanzata con anche una prognostica infausta e non sicuramente una disposizione anticipata delle cure, non le DAT, che sono invece un altro tipo di strumento che è per un'altra tipologia di condizione clinica, cioè una condizione, se volete, con basso impatto rispetto alla prognosi e al contempo più per il cittadino. Ecco, questo è un processo culturale importante, perché quello che noi dobbiamo tutelare non è solo il qui e l'ora,
oggi cosa vuoi fare, ma domani e il dopodomani. Dopodomani cosa vorrai fare rispetto alla tua scelta di oggi? La manterrai sempre presente, la revocherai, la cambierai, la modificherai, vorrai essere supportato senza invadenza, senza prepotenza, ma sempre con un orecchio attento all'accoglienza. Grazie, grazie alla comunità che ha permesso di fare uno spunto in più per raggiungere la concretezza. Grazie Daniela anche per così la verve con cui ci hai intrattenuti. Allora, prima di passare parola a Francesco Cutrò, che se non erro ha chiesto, volevo solo leggere un messaggio di Roberto Salvato che, mentre tu parlavi, Daniela, di tutti i componenti del team, lui dice: non dimentichiamoci anche degli educatori tra i professionisti coinvolti. Quindi lui fa questo commento. Condivido. È sempre stato molto difficile integrare l'educatore nel percorso di cure palliative, ma lo condivido assolutamente. Io ho discusso con molti educatori proprio perché stiamo parlando di contenuto di vita, di una vita che ha dei limiti legati alla disabilità, ma che comunque deve essere esplicitata all'interno di queste, chiamiamole, limitazioni. Pertanto è opportuno che ci sia anche da parte degli educatori una competenza, perché logicamente devono vedere un'evoluzione della stessa capacità di limitazione, che non sarà purtroppo stabile. Ecco, questo è un altro elemento importante, perché non parliamo di una patologia di disabilità che ha tempi lunghi purtroppo di evoluzione, però la competenza dell'educatore è importante, se no non parleremo di vita. Grazie. Prego, Francesco, ti puoi smontare? Perfetto. Sì, buonasera a tutti. Faccio la premessa che non sono né tecnico né professionista. Quindi... Ti devi avvicinare un pochino di più, ti sentiamo molto lontano e basso. Sì, mi sentite meglio adesso? Sì. Faccio la premessa che non sono un tecnico, non sono un professionista, quindi da semplice editore mi chiedevo, ma... posto che nei contenuti mi pare che ci siano pochi margini di pressione su quello che è stato detto, che è tutto assolutamente condivisibile, mi chiedo, ma non è che per caso questa storia delle cure palliative paghi uno scotto di nomenclatura superata e quindi banalmente basterebbe oggi cambiare nome a questo tipo di presa in carico, tra virgolette? E contestualmente mi chiedo, a livello europeo, se esiste una terminologia analoga come cure palliative o invece viene individuato con un altro nome tecnico. Scusate per l'eventuale irrilevanza della domanda, ma ribadisco, non sono tecnico. Scusa, posso? Cioè, è incredibile che stavo ponendo la stessa identica domanda. Cioè, il significato di questi termini, cure palliative e hospice, si è talmente stratificato che noi ci stiamo sforzando di dargli un nuovo significato. Per cui quello che dice Francesco mi trova perfettamente d'accordo, sembra quasi provocatoria la cosa, ma se gli cambiassimo il nome a queste parole per dire altre cose, forse potremmo arrivare più facilmente alla soluzione dei problemi. È curioso che abbiamo avuto la stessa identica sensazione. Perdonate l'esplosione. Se posso commentare da palliativista, ve lo dico proprio di cuore. Noi palliativisti abbiamo un'identità, ci crediamo profondamente al concetto di palliazione. Voi sapete che il concetto di palio nasce dal mantello, cioè da quell'idea di un qualcosa che avvolge, che protegge, che prende in carico la totalità della persona. Il problema non è la parola, il problema è il modo con cui culturalmente questa è stata utilizzata male. In tutto il mondo si utilizza il termine palliative care, in tutto il mondo vuol dire questo. Sarebbe come se io da palliativista vi chiedessi: cambiate il nome della SLA perché è un nome che è visto male. La SLA rimane la SLA, le cure palliative rimangono le cure palliative. Quindi il problema, in Italia ci hanno provato, hanno voluto fare le cure lenitive, le hanno messe in tutti i modi, ma alla fine il contenuto è quello. Quindi il messaggio è che noi dobbiamo riempire di significato la cultura della palliazione,
senza smontarne l'identità, perché l'identità è un qualcosa attraverso la quale le cure palliative hanno potuto svilupparsi e arrivare dove siamo oggi. Abbiamo lottato per avere delle leggi che parlassero di cure palliative nella dimensione corretta rispetto a quello che devono essere, non a quello che purtroppo ogni tanto anche i media fanno passare. Questa è la mia risposta. Condivido la posizione di Simone. Quando arrivarono le cure palliative negli anni 90, ci fu un movimento che parlava di supportive care, perché c'era tutto il MASH che si occupava in oncologia di ciò, quindi c'è stata una grande discussione in ambito nazionale, proprio perché il palliativo era considerato qualcosa di poco valore, di nessun significato, no? Fai un farmaco palliativo. Io credo che l'errore, ma lo dico da palliativista, come Veronese fa autodenuncia, che in questi 30 anni non abbiamo fatto nulla per fare in modo di far comprendere che in realtà non è la medicina, come hai detto tu Mario, di poco valore. È una medicina che ha dentro dei contenuti importantissimi di vita. Se no non capisco perché se ne è occupata anche, scusate se faccio questo piccolo collegamento, la... Monsignor Paglia con tutta l'Accademia della Vita, poteva, scusate, non prendersela neanche in considerazione costui, probabilmente si è reso conto che poteva essere invece un peso importante. Dobbiamo cambiare l'accezione e, autocritica che faccio, spesso i palliativisti non vogliono il malato che non sia di fine vita, e lo dico io da palliativista, e questo è il punto critico su cui Aisla ha posto il dito dicendo basta, io voglio che invece venga preso dall'inizio, perché tu mi puoi dare dei contenuti che sono adeguati alla mia vita, non alla mia morte. È proprio un problema. Qualcuno mi ha detto che probabilmente io smetterò di lavorare e non avrò fatto questa rivoluzione culturale, può darsi. Però credo che se ci muoviamo tutti, compresa la parte, mi permetto di allargare, neurologica, pneumologica, ho visto in una slide che non ho parlato da psicologo, a me sembra di averlo accennato quando parlavo dello spirituale, anche perché collaboro con gli psicologi, cioè se tutti iniziassimo a capire, sapeste quante volte dico agli psicologi, ma state facendo i palliativisti voi? E questi mi guardano male, o i fisioterapisti, ma come? Ma certo, perché il concetto palliativo non è nulla, è ciò che è adeguato in una condizione purtroppo critica che non ha delle risposte specifiche rispetto alla malattia, tutto qua, quindi stai facendo palliazione. Se noi scardiniamo, guarda la parola scardinare che hai dato tu Mario, è fantastica, dobbiamo scardinarla. Sarà una lotta dura perché molti miei colleghi, non di Veronese che sono sempre buoni quelli con gli altri, ma i miei palliativisti non hanno ancora questa percezione, ma dobbiamo cambiarla. Su questo non c'è discussione, lo sa molto bene la pilota. Stella vuole parlare. Stella, vai che poi abbiamo altre due domande. Allora, Michele mi sta appena dicendo che il malato dovrebbe essere al centro del sistema, di tutto il sistema sanitario, e i medici dovrebbero convergere verso il centro, quindi verso il malato. Ma dice, a volte io mi sento spesso... volevo raccontarvi un episodio delle cure palliative qua dalle nostre parti. E Stefania, se mi dice che ho tempo, altrimenti passiamo avanti. No, no, vai. Allora, le cure palliative. Aspetta, Stella, devi specificare dove siete, non tu. Siamo a Enna. Michele dice: noi siamo nell'ultima regione d'Italia e nell'ultima provincia, in quell'ultima regione d'Italia. Da noi le cure palliative non funzionano proprio, li danno solo nel fine vite, proprio negli ultimi, proprio dico io, 15 giorni davvero. E parlando con il responsabile di queste cure palliative, che volevamo fare il cambio noi dall'ADI, che siamo noi da 10 anni ormai in cure con l'assistenza domiciliare integrata, passare con loro, con le cure palliative. Parlando io con questa responsabile, la dottoressa, le spiegavo che mio marito non ha intenzione di
parlare, non è su fine vita. Mio marito si è appena iscritto all'università, quindi ha intenzione di fare ancora di studiare. Magari dopo la laurea vorrà pure prendersi la magistrale. Quindi ho fatto capire che mio marito non si parla di fine vita, degli ultimi giorni. E non ci hanno più richiamato. Cioè, questa dottoressa che era interessata, era molto interessata, perché non passate con noi, con le cure palliative invece con l'ADI, perché effettivamente c'è un'equipe multidisciplinare e molto più completo rispetto all'ADI. Però appena ha capito i nostri tempi di vita che ci poniamo, non ci hanno più chiamato, e questo adesso da un anno, loro ci hanno detto che il paziente di più lungo tempo avevano avuto era di 8 mesi, non di più. E quindi evidentemente in base alle nostre aspettative di vita non ci hanno più chiamato. Non siamo passati. Va bene. Grazie Stella, questo purtroppo non succede solo ad Enna, ahimè. Poi magari ci consentiamo di fare un secondo giro, ma vorrei dare la parola, sì. Si sono prenotate 2 persone, prima con la mano Silvana Zambrini, presidente di Antea, un altro grande ente erogatore di cure palliative di Roma, quindi Silvana a te e poi al dottor Bernacconi. Grazie, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. Intanto grazie Stefania per l'invito, grazie per questa ottima occasione. Voglio andare subito al punto. Naturalmente io parlo da volontaria, lo sai bene, con i miei 57 anni di volontariato oncologico, ma soprattutto l'esperienza che abbiamo fatto in Antea per l'accoglienza delle malattie neurologiche e soprattutto della SLA. Voglio mettere in evidenza assolutamente 2 cose fondamentali. E mi riferisco anche a quanto detto adesso ultimamente dalla moglie di Michele. No, la moglie, la caregiver di un malato non è uno strumento, ma è parte integrante dell'equipe, perché ci deve essere una sinergia naturalmente in tutta l'equipe. E quanto è necessario assolutamente tenere conto dei bisogni del caregiver nella cura della SLA. E allora occorre mettere in atto una formazione specifica per il caregiver nella SLA e anche e soprattutto per i volontari. I volontari in Antea hanno avuto veramente delle esperienze stupende, soprattutto con i pazienti SLA, con i quali hanno attuato veramente la motivazione, l'obiettivo delle cure palliative fino all'ultimo respiro, riuscendo a far vivere il malato per quella che era, con la sua identità. Abbiamo professori universitari che hanno fatto lezione all'interno dell'Antea, nella loro materia, organizzata in un certo modo con i nostri fisioterapisti incredibili e tante altre cose. Io personalmente, nei miei ricordi, nelle mie esperienze, effettivamente da scriverci un libro, le cose veramente più emozionanti sono state con i miei amici, i miei ospiti di SLA. Però attenzione, facciamo veramente modo che si dia una formazione specifica, e non soltanto agli operatori sanitari, ai volontari che hanno una grande parte in questo, e soprattutto il supporto ai caregiver, soprattutto il coniuge, moglie o marito, dall'inizio precocemente, dalle prime fasi. Non ci scordiamo che qui c'è una situazione di lutto anticipato, anche se si vorrà assolutamente fare vivere il proprio congiunto, vivere effettivamente fino alla fine e vivere con il proprio congiunto. Però tutto questo implica naturalmente, come diceva la dottoressa Cattaneo, e ha detto una cosa importante, le cure palliative non sono nulla, sono assolutamente una possibilità di
adeguarsi a tutti i bisogni del malato. Grazie. Ecco, questo volevo dirvi, grazie. Grazie Silvana, ti ringrazio per il tuo intervento, per la tua testimonianza. Come sai, sono stata presidente della Federazione Cure Palliative per 4 anni ed ho promosso un nuovo tipo di formazione che prevedeva e che prevede anche la formazione specialistica del volontario, perché approcciarsi a un malato oncologico terminale, perdonatemi, è tutt'altra cosa come volontario che approcciarsi a una persona con la SLA, e io spero che questa mia idea che ho lanciato venga assolutamente resa operativa e attuativa. Dottor Bernacconi, direttore anestesia e terapia intensiva del Carlo Urbani di Iesi. Prego. Buonasera a tutti. Mi ha presentato già lei, quindi la ringrazio molto. Mi scuso per l'emozione, ma sono in vacanza e poi faccio fatica a interfacciarmi attraverso il webinar, però insomma provo a spiegare un pochettino il concetto. L'altra cosa che volevo dire è che sono entrato nella riunione un pochettino in ritardo, quindi non ho avuto modo di sentire le relazioni precedenti, ma le ultime due sì, e quindi mi volevo scusare per questo. Io volevo manifestare un po' il mio dubbio, perché ormai sono circa 20 anni che mi occupo di pazienti con SLA, ma con il mio ruolo di anestesista e rianimatore. E in questo senso io lavoro in un ospedale ex provinciale, un piccolo ospedale di Iesi, in provincia di Ancona, e ormai da 20 anni ho avuto modo di seguire i pazienti con SLA e li ho, come si dice, sono direttore di unità operativa complessa, quindi per me il mio contributo come anestesista e rianimatore era che a un certo punto del loro percorso di vita, secondo me sono pazienti che devono entrare nel percorso di terapia intensiva, e mi spiego perché. Perché secondo me, ne abbiamo avuto un esempio un attimo fa quando la signora dalla Sicilia ci ha fatto conoscere suo marito, questi pazienti nel momento, ma non finale della vita, perché io ho seguito un ragazzo per 20 anni, quindi anche lui ha scritto libri, si è laureato all'università. Nel loro percorso di vita i familiari non hanno solo bisogno di cure palliative, hanno bisogno dei professionisti che abbiano tutti i giorni un'attività di terapia intensiva, perché loro sono attaccati a un ventilatore, loro hanno una PEG, loro hanno una situazione simile a una terapia intensiva, perché i pazienti che hanno un trauma cranico, altri pazienti a un certo punto del percorso in terapia intensiva sono pazienti molto simili in questo. E quindi il mio contributo in questi anni è stato quello di dargli il mio supporto, sia come specialista a domicilio, quindi la gestione del ventilatore, la gestione del cambio cannula, la gestione della PEG, ma soprattutto quello che è stata la mia esperienza in questi anni era quella che nel momento che loro avessero avuto un qualunque problema, che non sia stato una semplice febbricola o quant'altro, ma qualunque problema che non era facile risolvere a domicilio, loro avevano una via preferenziale verso una terapia intensiva e non verso un pronto soccorso, verso un reparto dove l'intensività non è così quotidiana, diciamo. Quindi non mi metto a raccontare quella che è stata la mia esperienza in tutti questi anni, un giorno credo che lo farò, però c'è un altro aspetto che vi volevo far percepire, che il fine vita di questi pazienti non è sempre ipotizzabile. E poi l'altro discorso sulle DAT, le DAT e il progetto terapeutico sono due cose completamente diverse. Le DAT si fanno quando una persona sta bene, il progetto terapeutico si fa quando già uno ha una malattia, ma quando questa malattia è in fase finale, questi percorsi dovrebbero anche prendere in considerazione la possibile, sempre che lo voglia il paziente o i suoi familiari, della donazione degli organi. Vi sembrerà strano, ma la desistenza terapeutica, l'atteggiamento di quando lo sceglie il paziente o i suoi familiari, nel momento che il paziente non è più in grado di comunicare, si passa in un mondo che è un mondo completamente diverso, quindi terminano le cure palliative ed inizia un percorso di fine vita e si entra in un'ottica completamente diversa,
che è quella della donazione di organi. Ne dobbiamo tenere conto, secondo me, e chi mi sta ascoltando, che spero che siano tanti a livello nazionale, bisogna ragionare anche in questi termini, perché ho avuto io esperienza diretta di alcuni pazienti che nel fine vita hanno scelto di terminare la loro vita nella mia terapia intensiva e hanno avuto la possibilità di donare alcuni organi dopo la morte, chiaramente. Grazie tante. Io ringrazio il collega. Devo parlare subito della donazione degli organi, che a me sta molto a cuore. Negli hospice si dona normalmente la cornea, quindi è una situazione molto diffusa. Peccato che non è possibile per la SLA. Quando avevamo chiesto la possibilità di donare la cornea al centro di Niguarda, il centro di Niguarda è colui che si occupa delle donazioni della cornea, ha detto che se non ha patologia, che non ha, giustamente, voi sapete meglio di me, neurologi, una condizione specifica di causa, non è possibile la donazione. L'unica donazione che possono fare i pazienti affetti da SLA è la salma. A Bologna è possibile donare la salma all'università, attenzione, per lo studio, se una persona desidera fare questa cosa. Queste indicazioni mi sono state date dai centro trapianti, quindi assolutamente quello della donazione è un elemento importantissimo, però dobbiamo capire se evolve la possibilità della donazione anche per i pazienti affetti da SLA. Per quanto riguarda invece la rianimazione, certo che deve essere dentro nel percorso, assolutamente, il paziente se sceglie la tracheo è logico che deve essere nel percorso, assolutamente deve avere un percorso facilitato nel momento in cui avesse una problematica a carico della, chiamiamolo, condizione respiratoria, non necessariamente rianimazione, può andare anche in una subintensiva o in una pneumologia che è abituato a gestire pazienti in tracheo, almeno questa è la nostra esperienza nazionale. Per quanto riguarda le tematiche dei pazienti in tracheo PEG, non dovrei descriverle io perché qui ci sono molti malati e familiari di malati che possono proporli, ma le tematiche purtroppo che quotidianamente affrontano sono anche non di tipo respiratorio, ma sono di tipo gastroenterico, sono di tipo di ritmo sonno e veglia, sono legate ad altre condizioni. Questo lo dico perché il rianimatore talvolta non è in grado di affrontare ciò e spesso bisogna che intervengo perché sta dando dei messaggi completamente fuori luogo. Allora, innanzitutto il paziente COSLA, e le garantisco che siccome nelle mie DAT c'è già scritto che io voglio donare gli organi, io, se dovessi avere una SLA, nel momento che non sarò più in grado di comunicare, voglio che venga fatta la desistenza terapeutica, e questa terminologia che conoscono gli anestesisti rianimatori la dovrebbero conoscere tutti i medici, significa che il paziente sceglie di morire. Ok, io se dovessi avere la SLA un giorno, la mia famiglia sa che nelle mie DAT ci sono scritte. Nel momento che non dovessi più comunicare, loro devono fare in modo che il rianimatore che mi segua stacchi il ventilatore e mi lasci morire. Nel momento che un rianimatore mi lascia morire, dopo i 20 minuti previsti dalla legge, si vada a leggere il documento di bioetica del Centro Nazionale di Bioetica, nel momento che il ventilatore viene staccato, i miei organi addominali soprattutto, ma anche il polmone, e mi scusi che continuo, e anche il polmone può essere donato, i miei organi, due reni, il fegato e il polmone possono essere tranquillamente prelevati, perché esiste la perfusione d'organo Io non sto parlando dell'aspetto tecnico. Mi faccia finire, dottoressa, perché lei ha detto che uno con la SLA può donare solo le cornee. Non ho detto neanche questo. Non è assolutamente vero. Mi scusi, collega, ma non ho detto neanche questo. Quando farò le comunicazioni su quello che mi è capitato, quello che posso descrivere clinicamente, io voglio donare i miei due reni e il mio
mio fegato e il mio polmone, perché non fumo da tanti anni. Quindi io, siccome ho 63 anni, se dovessi avere la SLA voglio donare questi organi. Esiste questa possibilità. Alle persone può essere data questa opportunità tramite le DAT. Quindi non deve passare che un paziente con SLA possa donare solo le corne. Non deve assolutamente passare. Allora, dottor Bernocco, mi perdoni, ma stiamo prendendo tempo anche rispetto ad altre persone che vogliono intervenire. Ho finito. Attendiamo con interesse le pubblicazioni a cui lei fa riferimento, ma nel contempo mi sento, l'aveva detto lei prima, lo strumento eventualmente, noi ci auguriamo che a lei non verrà mai una SLA, ma nel momento in cui lei dovesse ammalarsi di SLA, non saranno certo le DAT lo strumento con cui pianificherà il suo futuro, ma sarà la pianificazione condivisa delle cure. Questo invece desidero io fortemente che non passi il messaggio che le DAT sono lo strumento idoneo per una persona con SLA. Ora mi sento di dare la parola a Rita Bianco. Rita, a te. Buonasera a tutti. Innanzitutto saluto veramente con calore Daniela Cattaneo, che ho conosciuto, il dottor Sabatelli, saluto a te Stefania e con affetto condiviso Stella e Michele, che mi hanno fatto molto commuovere. Riporto un'esperienza, sarò brevissima, ma per supportare veramente il valore grandioso, strepitoso delle cure palliative nella vita di un malato con SLA. Per aver vissuto in un hospice, lo cito perché veramente nei miei ricordi più importanti, l'hospice di Bitonto, per aver vissuto lì un'esperienza di vita, non di fine vita. Per sfatare un'idea che purtroppo è molto diffusa, che gli hospice sono solo luoghi di accompagnamento alla morte, non è così. L'esperienza che io e Vincenzo, che ora non c'è più, abbiamo vissuto, è stato proprio di un ritorno alla vita. Siamo arrivati lì a Bitonto che non c'erano più speranze e dopo un anno di cure siamo tornati a casa. L'hospice ci era stato correttamente presentato come un luogo transitorio nel passaggio post-tracheo prima del ritorno a casa. E loro, come penso sia in tutti i percorsi di cure palliative, avevano considerato l'estrema delicatezza di quel momento. L'intervento segna veramente un cambiamento di vita radicale e sono quelli momenti in cui il malato è più abbandonato che mai e ha invece maggior bisogno di cure palliative. La cura palliativa dovrebbe iniziare, come giustamente è stato sottolineato, dalla diagnosi, perché è fondamentale non essere soli in quel momento, e dovrebbe proseguire fino all'ultimo istante. Ma io ricordo in particolare di aver ringraziato tante volte i medici dell'hospice per avermi consentito di vivere la vita e di ritrovarla in quel momento grazie alle cure palliative. Era questo il messaggio che volevo darvi per supportare con la mia esperienza, soprattutto umana, non tanto associativa, ma umana, quello che state affermando. Grazie. Grazie Rita, conosciamo la tua esperienza e questa testimonianza è molto significativa. Ha chiesto di parlare Alessandro Porcelli, prego Alessandro. Sì, no, buonasera, io sono un volontario di AISLA, della Versilia, per Toscana in particolare, e l'unica cosa che volevo chiedere, ovvero conferma di quello che sto pensando su quello che sentito finora, e che le cure palliative potrebbero essere anche quel reparto che andrebbe un pochettino a semplificare quello che è il percorso del team SLA, che Stefania conosce, e ci sto lavorando un pochettino sul PDTA che faceva riferimento la dottoressa Caponetto prima, se mi ricordo bene. Cioè vedo che ci sono 21 figure diverse in un team SLA, probabilmente quello che ho pensato se potrebbe essere una semplificazione di questo team, per cui affidare alle cure palliative una buona parte di queste figure dove sono già coordinate fra di loro, perché la difficoltà che trovo nell'approccio
che sto avendo è in situazioni diverse da ospedale a ospedale, però poi mettere in coordinamento tutte queste figure che si riuniscono periodicamente, eccetera, eccetera, cose che insomma attualmente non vengono fatte, per cui solo per sapere, ecco, se ho una visione giusta di questo. Forse Stefania, non so se mi sono spiegato bene. No, no, ti sei spiegato, ma vorrei che rispondesse qualcuno dei relatori. Se volete posso rispondere io. Ci sono modelli diversi in effetti e ci possono essere palliativisti all'interno di un'equipe cure multidisciplinari per la SLA e viceversa all'interno di un team di cure palliative, ad esempio domiciliari, ma non, come si diceva, non esclusivamente, vedere delle figure professionali ulteriori che integrino gli aspetti che non sono così squisitamente caratteristici dei palliativisti. Secondo me dipende ed è parte della complicazione di cui parlavo e della difficoltà poi di coniugare a livello anche locale, a seconda delle possibilità e delle competenze che ci sono sui territori, poter appunto coordinare queste persone. Oltre al fatto che, correggetemi palliativisti se io sbaglio, ma credo che anche appunto questo atteggiamento, diciamo, questa attitudine alle cure palliative debba essere un po' condivisa anche dagli altri professionisti con anche un'opera appunto di formazione, così come si diceva. Non so che cosa ne pensate. Claudia, condivido su tutta la linea. È necessario, come dice Simone Veronesi, iniziare a dialogare per creare una influenza reciproca. Come io ho imparato a utilizzare la NIV e gestire un ventilatore da meccanico, insomma, per la ventilazione invasiva, l'ambito pneumologico, prendo l'ambito pneumologico per non prendere te neurologo, ma insomma, deve saper comunicare, deve saper affrontare tematiche di sintomi difficili legate alle secrezioni, cioè è proprio un creare un livello grigio di collaborazione. Credo che anche Simone sia un po' della mia opinione. Ma certo, assolutamente sono della tua opinione e come dire, gli esempi che abbiamo sentito anche di coinvolgimento precoce, il ruolo dell'hospice come un luogo di sollievo appropriato, proprio perché per definizione per esempio l'hospice è un luogo di ricovero temporaneo per la gestione dei problemi. Poi certo molte persone non tornano a casa, ma quelli che tornano a casa perché stanno meglio, perché la situazione si è stabilizzata, ma perché all'interno dell'hospice ricevono tutte le cure che sono necessarie rispetto alla loro condizione. La stessa cosa deve essere a domicilio. Però questo concetto di contaminazione positiva, cioè mettiamo al centro la persona, perché è evidente che al centro ci deve essere il paziente e la sua famiglia, e vediamo quali sono le risposte più adatte ai loro bisogni, il luogo di cura adatto in base agli obiettivi di cura, alle possibilità che ci sono. Questo è il percorso che dobbiamo costruire. Il PDTA è uno strumento, come tanti, che mette in evidenza i bisogni e mette in evidenza le strutture che devono essere coinvolte. Dopodiché per ogni situazione ci sarà qualcuno che potrà avere un ruolo più preponderante, se vogliamo, rispetto a quel tipo di bisogno, ma anche rispetto alle sue competenze, eccetera. L'importante è che al malato della famiglia arrivino tutte le cose che sono necessarie. L'altra cosa che dobbiamo fare, oggi lo stiamo facendo, smontiamo dei luoghi comuni. Uno di questi è che le cure palliative sono le cure delle persone che stanno morendo. Non è vero, le cure palliative accettano la morte come un evento naturale, ma promuovono la vita. Promuovere la vita significa fare questo, fare tutto quello che è possibile in base alle aspettative e ai desideri degli ammalati. Questa è la mia posizione. Grazie, grazie Simone, assolutamente condivisa. Ci stiamo avviando alla conclusione, ma ci sono ancora due persone che desiderano intervenire, poi lascerei le conclusioni al professor Sabatelli. Abbiamo la dottoressa Vanna Chessa, anestesista, rianimatrice, che credo ci porterà la sua esperienza in Sassari con i malati ad alta complessità. Vanna, ci sei?
Sì, ci sono, mi sentite? Sì, sì. Ok. Allora, io sono, come il collega Bernacconi, sono anch'io un anestesista rianimatorio, ho lavorato 20 anni nella rianimazione polivalente di Sassari, con le cure, con i pazienti SLA, abbiamo iniziato l'ospedalizzazione, quella che un tempo si chiamava ospedalizzazione domiciliare dei pazienti, cioè abbiamo portato a casa i pazienti con la SLA e abbiamo creato l'ospedale a domicilio. Mi sono occupata anche per 20 anni di trapianti d'organo, trapianti di fegato, donazioni, prelievi di organi, quindi insomma conosco bene le problematiche legate ai trapianti d'organo e non entro nel merito se un polmone di un paziente SLA si possa trapiantare o meno dopo che per 10 anni ha fatto ventilazione invasiva, dopo che ha avuto varie e diverse polmoniti con problemi di pressurizzazione, di varie problematiche legate alla ventilazione, ma non è questa né la sede né il momento. Allora, vorrei dire semplicemente questo, che da 7 anni sono uscita dall'ospedale, come si suol dire, e sono passata nel territorio perché mi è stato chiesto di occuparmi della gestione domiciliare dei pazienti con la SLA. Siamo forse, se non l'unica, sicuramente una delle poche realtà in Italia che ha gli anestesisti rianimatori sul territorio. Dell'unità operativa di cui faccio parte siamo 3 anestesisti rianimatori, un pneumologo, 2 oncologi che si occupano ovviamente di pazienti oncologici, psicologa, assistente sociale. Siamo riusciti a creare una equipe con 15 infermieri professionali formati per la gestione dei pazienti ventilati e per la SLA. E niente, quindi diciamo che ci occupiamo del paziente SLA. E quello che noi facciamo è esattamente quello che oggi è stato proposto dal dottor Veronese, dalla dottoressa Caponnetto e da tutti dai relatori che mi hanno preceduto. Ci occupiamo proprio della gestione multidisciplinare integrata, creando l'integrazione tra l'ospedale e il territorio. Non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, ci occupiamo di cure palliative. Mi dispiace dover dire al collega che le cure palliative sono proprio questo. Cioè, non lo so benissimo che il paziente con la SLA ha necessità di interventi di terapia intensiva o comunque ha necessità di competenze sulla ventilazione. Si possono fare anche a casa. Noi lo facciamo da 8 anni in maniera esclusiva, da 7-8 anni. Quando è necessario il paziente viene riportato in terapia intensiva, ma ti posso dire che la mia esperienza mi dice che sono molto pochi i pazienti che rientrano in terapia intensiva, perché se c'è una gestione adeguata a domicilio, il paziente può rimanere a domicilio per tanto tempo. Un'altra cosa, e poi finisco perché insomma è abbastanza tardi, io vedo nel collega proprio, vedo me stessa quando lavoravo in ospedale, e cioè proprio la dicotomia che continua ad esserci ancora tra l'ospedale e il territorio e il non capire il concetto di cure palliative, perché ci si confonde fra DAT, cure palliative e quant'altro. E le cure palliative non sono solo, non è terapia intensiva, anche la terapia intensiva sono cure palliative. Cioè, smettiamola, cioè dobbiamo chiarircelo questo concetto e dobbiamo uscire dalla logica ospedale. Il paziente con la SLA in ospedale non ci fa niente, ci deve stare il minimo indispensabile per fare gli interventi che si devono fare in ospedale, che sono posizionamento della PEG, la tracheotomia, la ventilazione non invasiva, noi la portiamo il paziente in pneumologia, non più in rianimazione. Si porta in pneumologia e il pneumologo posiziona, setta l'apparecchio e il paziente il giorno dopo 2 giorni al massimo, è a casa. Questa è la gestione, chiamiamola moderna, se la vogliamo chiamare moderna, sicuramente più funzionale e più umana del paziente. In ospedale, lo ripeto ancora una volta, ci deve stare il minimo possibile. Questa è la nostra esperienza, per cui io sono assolutamente pro cure palliative. Noi abbiamo in carico in questo momento 53 pazienti nel distretto di Sassari Alghero con la SLA, e di questi 53 pazienti, oltre la metà, perché molti sono di vecchia data, quindi non è stato possibile, anche perché i pazienti non sono più in grado di comunicare purtroppo, oltre la metà di questi pazienti fanno l'IPCC,
ma le fanno subito, non appena noi abbiamo un certo grado, chiamiamola così, di confidenza con il paziente e con i familiari. Questa è la realtà, ecco, questa è la realtà che non è facile, non è per niente facile, però si può fare. Bisogna fare integrazione, appunto, ospedale-territorio. In questo solo la politica e le istituzioni ci possono dare una mano, perché se non mettiamo persone nei territori, possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, ma il paziente continuerà a rimanere in ospedale. Grazie. Grazie, grazie a te Vanna. E abbiamo condiviso con la Regione Sardegna questa nostra posizione, giusto? Ok, allora vi prego di essere rapidi negli interventi, Antonella Battaglia e Valeria Battini, poi chiudiamo. Antonella. Sì, buonasera a tutti, vi chiedo scusa ma sono in movimento, quindi non mi vedrete, non avete il video, insomma. Mi presento, mi sentite, spero che l'audio funzioni. Sono un cardiologo che da 22 anni si occupa anche di cure palliative e sono responsabile dell'unità di cure palliative della Versilia in Toscana. Mi associo brevemente a due concetti. La collega, la dottoressa Chessa, parlava giustamente di questa dicotomia ospedale-territorio che è un nodo cruciale dal punto di vista organizzativo, ma aggiungerei anche la necessità di una maggiore fluidità dei percorsi in questo ambito, che spesso invece sono ancora abbastanza utopistici. Quello che vorrei aggiungere anche rispetto all'intervento di Alessandro Porcelli, che saluto perché rappresenta il mio territorio come associazione e che ringrazio per avermi invitato al webinar, mi pare di aver capito bene che lui chiedesse una maggiore importanza, passatemi il termine, di un luogo fisico quale l'hospice per essere, come dire, un modo di rappresentazione reale della multidisciplinarità, che spesso a casa diventa in alcuni momenti, in alcune fasi, piuttosto complessa e in ospedale è, direi, quasi mai rappresentata, perché ognuno continua a perseguire il proprio binario specialistico. A questo proposito chiedo aiuto a AISLA, perché alcuni indicatori, almeno della Regione Toscana, per quanto riguarda il percorso hospice sono quantomeno vetusti. Per esempio, veniamo valutati negativamente se un ricovero di un paziente supera i 30 giorni e questo ovviamente va contro ogni modello di cui abbiamo fino adesso ragionato, cioè il progetto non va fatto sulla tempistica ma sull'obiettivo del progetto. Mi fermo qua perché l'orario è molto avanzato e vi chiedo scusa per non essermi presentata di persona, ma sarebbe stato un pessimo video e vi ringrazio ancora tutti perché veramente è stato un webinar molto molto interessante. Grazie dottoressa Battaglia, ci terremo in contatto. Nei prossimi giorni prendo contatto direttamente io con lei. Ok, abbiamo Barbara, giusto? No, che abbiamo? Mi sto perdendo. Valeria Battini, Stefania. Vabbè, grazie, ok. Mi sono persa un attimo. Salve, prego. Buonasera a tutti. Vi ringrazio davvero per questo intervento che avete fatto, perché diciamo che l'importanza dell'essere supportati durante questo percorso io e la mia famiglia l'abbiamo vissuta al momento di fine di mia mamma. Per cui lì mi sono resa conto davvero di quanto invece sarebbe stato un vantaggio per lei e per noi avere delle persone vicine in quel momento che ci spiegassero tutto quello che poteva essere il percorso che mia mamma avrebbe dovuto affrontare. Noi tutto questo l'abbiamo affrontato da soli, le cure palliative sono state attivate dal medico di base, ed è stato veramente una sofferenza che uno poteva gestire e vivere con la propria famiglia in maniera diversa. Quindi veramente io vi ringrazio per quello che state facendo e per il fatto di promuovere questo argomento, perché è fondamentale veramente per le persone che hanno e stanno affrontando questo tipo di malattia. Tutto qua, grazie.
Grazie, grazie a lei per questo intervento. Dunque, ci sono due o tre questioni in chat. Io prego tutti di leggerle separatamente, non abbiamo il tempo per rispondere. Risponderemo direttamente, abbiamo i vostri riferimenti mail, quindi vi risponderemo direttamente. Anche perché alcuni relatori devono lasciarci, quindi preferirei che chiudessimo tutti insieme. Quindi Mario, lascerai a te le considerazioni di chiusura. Sì, ma molto brevemente, che razza di domanda era perché le cure palliative nella SLA? La risposta era semplice, come hai detto tu all'inizio, ovviamente gli spunti che sono usciti fuori e su come rendere accessibili queste cure a tutti i pazienti con SLA. Ci sono stati tanti spunti belli e per questo ringrazio tutti, ma ne prenderei uno che è la frase di Simone Veronese, è formazione reciproca. Penso che sia uno spunto su cui lavorare. Il NEMO è un laboratorio di formazione reciproca oltre che un centro di assistenza. Le esperienze che ho fatto in questi anni con a fianco pneumologi, psicologi, terapisti, infermieri, OS, lavorare insieme intorno al paziente è un laboratorio di formazione incredibile. Quindi formazione reciproca spero che sia l'elemento che ci accompagnerà e che può fare progressi alla terapia palliativa nella SLA. E ringrazio tutti perché è stato veramente un bel momento. Allora, grazie. Vi annuncio sin d'ora che ci saranno nei prossimi mesi iniziative molto interessanti che risponderanno anche ai quesiti ancora non posti. Quindi sarete informati di tutto il lavoro e delle iniziative prossime di AISLA. Ringrazio di cuore i relatori, ringrazio il professor Sabatelli e vi auguro una buona serata. Arrivederci, grazie. E Michele, e naturalmente ringrazio di cuore il nostro vicepresidente. Esatto. Arrivederci, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutte. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Auguri. Grazie. Grazie a tutti. Buona serata.